5.530.000 euro. A tanto ammonta il finanziamento stanziato dal Ministero per la Ricerca e l'Università nei confronti di Palazzo Olivieri, sede storica fin dal 1892 del Conservatorio Rossini, un palazzo storico della città di Pesaro che aveva necessità di un intervento di manutenzione straordinaria, soprattutto per quello che riguarda il tetto, la copertura dell'edificio, un percorso lungo cominciato nel dicembre 2020 e che nel 2021 ha visto l'ottenimento di questo finanziamento. Ora si entra nella fase esecutiva di un progetto che dovrebbe presumibilmente vedere il via ai cantieri nell'autunno del 2023. Oggi il Conservatorio Rossini ha ricordato questo percorso molto travagliato attraverso una conferenza stampa, percorso travagliato che ha riguardato soprattutto lo status atipico di una struttura non di edilizia pubblica statale come inquadramento, ma piuttosto come struttura proprietaria della Fondazione Rossini. Questa è un'istituzione pubblica che di fatto è trattata da un punto di vista di finanziamento come se fosse un organismo privato, per il solo fatto che la Fondazione come ente strumentale possiede il palazzo, che ricordo era stato lasciato in eredità al comune di Pesaro da Rossini. Quindi la proprietà di fatto, adesso essendo della Fondazione, è una proprietà che giuridicamente è come se risultasse privata. Sebbene la Fondazione è costretta a seguire le regole pubbliche quando pone in essere gli atti, cioè deve funzionare come se fosse un ente pubblico, ma è trattata come un privato. È il motivo per il quale lo Stato dice: tu, Conservatorio Rossini, non hai diritto ad avere l'edilizia pubblica scolastica perché non hai la proprietà. La proprietà non è dello Stato né di un ente pubblico statale, che potrebbe essere provincia o comune. Ci è voluto una combinazione astrale particolare per scrivere un emendamento che potesse risolvere questo problema. Ci siamo riusciti nel lontano dicembre del 2020, ci è voluto un anno per fare la selezione. Oggi finalmente siamo nelle condizioni che fra pochi giorni, esattamente il 17 di luglio, si chiude la piattaforma per partecipare al bando di gara dei famosi 5.530.000, che poi, come ricordava qualcuno, si riducono a poco più di 3 milioni e mezzo per fare le prime cose urgenti di cui questo conservatorio ha bisogno: il tetto, perché ci piove, abbiamo dei bagni che sono in una condizione non decorosa, non abbiamo il collegamento con l'ascensore a tutti i piani, abbiamo necessità di riportare al piano terra una serie di attività amministrative, vedendo di liberare questo piano nobile per le attività artistiche e musicali. Macchina pubblica che si è attivata in questo progetto con una proficua serie di sinergie fra il Conservatorio Rossini, il Comune di Pesaro, la Fondazione Rossini e la provincia, che è stazione appaltante di questo cantiere. Un progetto di riqualificazione degli spazi del conservatorio, visti nel complesso con il quadrilatero che va a comprendere anche Palazzo Ricci, quindi sono i due palazzi se non gemelli affiancati, con in mezzo il giardino Rizzottolani vocato alla musica, all'incontro, all'arte, allo spettacolo, ci può consegnare in pochi anni un quadro veramente esaltante di conservatorio che ospita ormai oltre un migliaio di studenti da tutto il mondo, che può fare il proprio lavoro in conservatorio, ma essere anche un po' l'attrattore anche di altre arti, a partire anche da quelle rappresentate dagli stessi artisti dell'Accademia o della grafica, ma in realtà artisti a tutto tondo, tant'è che uno dei progetti che vedrà la luce presto è anche quella di 60 posti letto a Palazzo Ricci, proprio per le residenze artistiche di creativi, studenti anche, musicisti, artisti, insomma, di ogni estrazione. Il macro obiettivo della riqualificazione dell'edificio si porterà però dietro la problematica di una didattica da conciliare con i cantieri in corso, didattica che è già stata inquadrata in un piano B previsto dalla direzione. In previsione di questi lavori ci siamo già attrezzati con un accordo per affittare a Palazzo Mamiani il secondo piano con 14/18 aule, in maniera di decomprimere nel momento in cui si lavorerà in un'ala del conservatorio, destinare quegli insegnamenti in questo spazio, che attraverso la collaborazione anche con il Comune, con la Fondazione, troveremo sia per la parte didattica ma anche per le produzioni artistiche sicuramente delle soluzioni che potranno essere anche molto interessanti.